Ciao, oggi ti parlo della cannella. La cannella è originaria dello Sri Lanka, ma si coltiva in alcune zone anche del Madagascar. Gli antichi greci e gli antichi romani lo utilizzavano come afrodisiaco, senza dubbio per il suo profumo che è molto caldo, speziato, dolce e penetrante. Ma quali sono le proprietà terapeutiche della cannella? La cannella è un buonissimo antisettico, è un antibatterico, ed è un antivirale. È attivo anche su quei ceppi che sono resistenti agli antibiotici. Viene utilizzato per questo motivo per le affezioni dell'apparato respiratorio, come possono essere bronchiti, raffreddori, influenze, ma anche contro le problematiche dell'apparato gastrointestinale. Infatti ha anche delle proprietà antispastiche. Viene utilizzato anche contro le cistite come antibiotico e anche per problemi ginecologici. Come utilizzare l'olio essenziale di cannella? Innanzitutto l'olio essenziale di cannella lo devo utilizzare diluito. Per bocca si può utilizzare in un cucchiaio d'olio oppure in un cucchiaio di miele. Ne utilizzi una o due gocce, sia nel caso in cui si tratti di un problema rivolto alle vie aeree superiori, sia nel caso in cui si tratta di un problema ginecologico o dell'apparato urinario. La stessa cosa per quanto riguarda l'apparato gastrointestinale. Quando non si usa la cannella? Innanzitutto bisogna specificare che è molto irritante per la pelle, quindi mai utilizzarla pura sulla pelle. Non si può utilizzare nel caso di allattamento o gravidanza, nei bambini sotto i 12 anni e nelle persone che soffrono di asma o nelle persone che soffrono di gastrite, reflusso e ulcera gastrica. Non si possono utilizzare nelle persone epilettiche e non si può utilizzare nelle persone che sono allergiche alla cannella e che soffrono di epatiti.